40 tonnellate di un complessivo ordinativo di 300 tonnellate. Sono milioni di pezzi quelli che sono arrivati oggi, in una notte ne sono arrivati più che in due mesi. Vedete, il silenzio, il lavoro, lo sforzo di ogni giorno, quello che fanno i medici, quello che fanno gli operatori del 118, quello che fanno gli infermieri, quello che fa il variegato ed enorme mondo della sanità, è probabilmente l'unica risposta possibile a chi blatera, a chi parla, a chi racconta, a chi è davanti alla tastiera, a chi giudica gli altri senza averci messo nulla. Noi da 15 giorni lavoriamo, anche grazie al contributo di UPMC e ISMET e poi su tantissime altre commesse, per rendere la Sicilia in grado di poter difendere chi opera all'interno delle strutture sanitarie. Il governo della regione, con alla guida il presidente Musumeci, sta affrontando due emergenze. Quella sanitaria, che ha significato prevedere posti letto, allestire terapie intensive, fare in modo che ogni cittadino siciliano avesse un posto letto in cui coricarsi se stava male e una terapia intensiva dove essere intubato se ne aveva bisogno. Accanto alla emergenza sanitaria, la necessità di proteggere i medici, e quindi abbiamo fatto anche in questo, grazie ad una produzione locale che è partita, ad imprenditori coraggiosi, ad imprenditori siciliani che hanno voluto riconvertire le loro attività, e grazie ad un'attività di ricerca in ogni parte del mondo, dalla Cina all'India alla Turchia.